Ore 18:30, puntualissime come sempre, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Gossip Mania, ovviamente sempre in compagnia di Elvira Vigliano, ciao! Ciao Alessia, ben ritrovata! Siamo prontissime anche questo pomeriggio per una puntata di vere chiacchiere, vero gossip. Abbiamo tantissimi inciuci dei quali parlare, tantissimi intrecci, tantissimi argomenti più o meno seri. Infatti parleremo di ex, di nuovi amori, di paparazzate, di canzoni, di novità, veramente di tutto e di più. E anche fenomeni paranormali. Anche fenomenissimo, anche fenomeni paranormali, quindi mi raccomando, ci sarà una chiusura di programma veramente, veramente sconvolgente, possiamo dire. Iniziamo da un argomento abbastanza serio, possiamo dire, poiché tratta appunto tematiche molto molto personali. Parliamo del nostro primo personaggio, Alessandra Amoroso, la celebre cantante che si è raccontata in una lunghissima intervista anche per presentare i suoi nuovi progetti. Infatti qualcosa fortunatamente si sta muovendo nel mondo dello spettacolo e non solo. È notizia proprio di questi giorni che il governo si sta organizzando anche per nuovi eventi, quindi spettacoli, concerti. Ovviamente sarà un lavoro molto lungo per permettere la presenza anche del pubblico e quindi nel caso dei concerti e della musica anche dei fan. Ovviamente tutto nel rispetto delle normative Covid, le modalità ovviamente sono ancora al vaglio degli specialisti, però come dicevamo qualcosa sta iniziando a muoversi. Infatti ci sono già i primi concerti in streaming in questo periodo, la stessa Alessandra Amoroso anche ultimo ha organizzato un appuntamento per i fan proprio nel mese di aprile. Ovviamente non ci saranno i fan a seguito ma un pubblico particolare, proprio di questo ha raccontato Alessandra Amoroso, che ha spiegato di questo evento nel quale presenterà due nuove canzoni proprio all'esterno del palazzetto dello sport di Roma e gli unici spettatori saranno coloro che l'hanno accompagnata sempre nei tour nella sua carriera musicale, ossia la sua crew. Ovviamente sicuramente ci sarà infiltrato anche qualche amico, qualche familiare. Sì, anche perché con l'Amoroso si parla di big family, quindi insomma sì. Da vicino e da lontano penso che insomma con le sue canzoni sia riuscita per certi versi anche a raggruppare diversi tipi di adolescenti, di adulti, ma anche di anziani. Devo dire la verità, perché insomma tramite questa big family virtuale si entra in contatto anche con, sai, personalità un po' particolari che non ti aspetti. Sicuramente sulla scia di questi concerti in streaming si ricalca un pochino il modello cinese, perché insomma è un paese che si è ripreso nel giro di 2 mesi insomma da questa pandemia. Noi due anni ci mettiamo un po' più di tempo, perché si sa, siamo italiani, siamo un pochino lenti, però insomma bisogna anche comprendere che ci troviamo di fronte ad una situazione molto particolare a cui nessuno è predisposto e pronto, diciamo, a combattere. Fatto sta che quello che manca più di tutto è il contatto umano, ma soprattutto per gli artisti, perché ovviamente vivono di questo, al di là delle loro canzoni, se nessuno le ascolta o le canta, insomma, manca proprio l'elemento centrale. Eh sì, è molto, molto difficile come situazione anche per gli operatori dello spettacolo, anche se io almeno adesso non riesco a immaginarmi un concerto tutti distanziati, isolati. L'atmosfera di un concerto è bella proprio perché si vive insieme, si canta insieme, quindi ovviamente sarà un modo diverso di intendere anche questi grandi spettacoli, ma è un ritorno a, possiamo dire, una sorta di normalità che ci vuole, soprattutto perché è un intero settore in crisi, non solo i cantanti, ma appunto tutti coloro, da chi monta il palco, da chi vende i biglietti. Abbiamo raccolto tante testimonianze anche nei mesi scorsi, veramente un intero settore in grande difficoltà. Sì, anche le agenzie per lo spettacolo, insomma, che organizzano anche eventi a livello locale, si trovano in ginocchio per colpa di questa pandemia, perché ovviamente insomma immaginare di poter tornare già domani alla realtà è quasi impossibile, ma credo che anche noi insomma abbiamo un po' di limitazioni da questo punto di vista, perché ormai si guarda all'altro con sospetto, diciamolo, soprattutto per strada, insomma
si sta molto attenti a quello che si fa e a quello che si dice. Però devo dire che buona parte della popolazione in generale punta ad un ritorno alla normalità, soprattutto gli adolescenti, perché insomma è come se avessero perso, secondo la loro opinione, 2 anni di vita, e con questo legato anche le problematiche della scuola. Quindi insomma sono tutte dinamiche che entrano in gioco e che vengono poi portate alla luce proprio da questi grandi artisti, che pare che abbiano utilizzato questa pandemia insomma anche per riflettere e per scrivere nuovi pezzi. Infatti è proprio questo il caso di Alessandra Moroso, che ha scritto questi 2 nuovi pezzi che si chiamano Piuma e Il sorriso grande, che in realtà sono simbolo di un suo periodo molto molto particolare. Ne ha parlato proprio in questa lunga intervista, e nonostante l'aspetto esteriore sempre sorridente, sempre ottimista, con questa frangetta che le dà un grande brio, infatti ha avuto anche tanti complimenti perché si porta sempre molto bene la sua età e sempre veramente come la ricordiamo dagli anni dei Noti Talent, quindi veramente è come se il tempo non fosse mai passato, invece la carriera va avanti ed è anche ormai già lunga. Ma nonostante ciò, appunto, presenterà questi 2 brani che fanno parte proprio di un io diverso. Infatti ha raccontato, nonostante l'aspetto esteriore, quindi questo essere sempre sorridente, in realtà tutti i colori che spesso ho anche cantato nelle mie canzoni rappresentano anche delle tonalità più scure. Infatti poi ha raccontato anche di un periodo particolare e preciso della sua vita, dove non è stata bene, vedeva tutto con grande pessimismo, fino ad andare persino in psicoanalisi, che poi l'ha aiutata molto a superare tutti i problemi che aveva anche con se stessa. Diciamo che è un percorso abbastanza lungo e difficile quello che ha intrapreso, perché anche poi parlarne, sai, quando tutto è finito, rappresenta sicuramente un passetto in più, però sì. Trovarsi in questo oblio, non sapere poi se se ne esce vincitori o perdenti, fa disperare per alcuni versi. Sì, è molto brutto, anche perché l'ha raccontato veramente con una semplicità disarmante, con il sorriso di chi ha voluto affrontare tutte le sue problematiche proprio come un'esigenza. Infatti l'ha detto in maniera chiara: ho sempre voluto nascondere questa parte di me agli altri, e poi sono riuscita anche a ritrovarmi e lo posso raccontare assolutamente. Quindi assolutamente brava Alessandra Moroso, siamo anche molto curiose di vederla in questa nuova veste, perché la ricordiamo ovviamente con le canzoni e le hit estive dello scorso anno, quindi c'è da vedere tutto ciò che di nuovo potrà produrre. Cambiamo argomento nel frattempo, abbiamo parlato di musica, ora basta. Parliamo esclusivamente di amore e siamo pronte per iniziare ad inciuciare. Ebbene sì, parliamo di 2 dei protagonisti del momento, di una delle coppie più chiacchierate, anche se in realtà sono un trio perché c'è già una baby in arrivo, e parliamo di Belen e il suo Antonino. Infatti è notizia praticamente delle ultime ore che starebbe pensando anzi ad un matrimonio lampo. Infatti Belen dovrebbe partorire praticamente in estate, quindi tra qualche mese, ma prima potrebbe convolare a nozze. Diciamo che questa notizia ci ha un po' spiazzati, perché sai, non soltanto la gravidanza in tempi lampo, però anche un matrimonio. E devo dire che si perde anche, quando si fanno questi discorsi, un pochino il valore del matrimonio, perché insomma ne ha uno alle spalle, quindi sai, ripercorrere nuovamente quella navata e magari fare nuovamente questo passo quando una conoscenza poi è andata così veloce, sicuramente insomma fa pensare che è come se Belen stesse vivendo in una bolla, sai? Questa è l'immagine che ho, come se non volesse più svegliarsi da questo sogno, però insomma bisogna vedere se sarà un sogno o un incubo, perché queste decisioni prese così velocemente insomma non sempre sono positive, quindi magari andiamoci un pochino piano, no? Eh sì, anche perché ormai è adulta, è vaccinata, ha già una famiglia, sta vivendo il suo sogno d'amore, sta portando avanti una gravidanza, perché bruciare così le tappe? Cioè non ne vedo sinceramente il motivo. Poi non so se malignando magari c'è dietro anche qualche copertina particolare, qualche foto particolare con il pancione, però assolutamente
in tempi moderni, non deve essere, non voglio pensare che sia un matrimonio riparatore poi di cosa, insomma, quindi può attendere tranquillamente. Anche perché, se non erro, successe più o meno la stessa cosa anche con De Martino, quindi mi pare che c'era una pancetta sospetta che faceva pensare, però insomma... Si tratta sempre di scelte che fa Belen, molto di pancia, scusate il gioco di parole, che a volte sembrano lasciare immaginare che sia una donna non pienamente convinta delle scelte che fa, come se si lasciasse prendere molto dal momento. Pare che insomma Santiago sia contento di questa presenza, però i risvolti poi a lungo andare possono essere negativi, perché si parla di una famiglia allargatissima in cui... Insomma, trovare anche un punto di riferimento nuovo, perché nel caso di Belen... è stata anche tacciata di essere stata una donna facile, credo che lei ci creda un po' troppo, come la nostra Gemma della Queen Mary, insomma, in questo amore che magari cerca di rincorrere ma che non riesce a prendere. Ma effettivamente anche Santiago si deve abituare al nuovo compagno, per non chiamarlo nuovo papà, insomma, il nuovo compagno della madre, si deve abituare alla nuova sorellina, persino ad un altro matrimonio, potrebbe essere comunque anche difficile da affrontare. Tutto insieme, anche alquanto tra virgolette scioccante. Sì, anche perché è come se fosse una figura imposta, no? Poi comunque lui è molto piccolo, quindi ancora più difficile da comprendere. Assolutamente. Noi però abbiamo ancora un'altra parte da analizzare di tutto questo legame, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, tra pochissimo. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Gossip Mania, eccoci qui ancora una volta prontissime per proseguire il nostro cammino verso il gossip e verso le chiacchiere pomeridiane. Abbiamo parlato del matrimonio flash di Belen e Antonino, ovviamente attendiamo aggiornamenti, abbiamo parlato del percorso musicale ma anche di vita di Alessandra Amoroso e ora parliamo del lato mancante delle ex relazioni di Belen, ossia parliamo ancora una volta di Stefano De Martino. Ebbene sì, ci sono tantissimi intrecci in questi giorni che hanno riguardato proprio Stefano, ma soprattutto perché l'opinione pubblica non ci sta. Stefano non può essere single, sicuramente qualcuno se l'è accalappiato, bisogna capire chi. Il fatto se qual è che si tratta di un sex symbol, quindi da questo punto di vista c'è anche un pochino di paura, perché si pensa che lui sia ancora legato a Belen. E che quindi, sai, soffra di questo, di questa lontananza, di questo matrimonio lampo. In realtà credo che lui, insomma, se ne frega, però. Sì, sia andato totalmente avanti, però forse non vuole ripetere gli stessi errori, quindi magari ci va con i piedi di piombo, ma è sicuramente più furbo di Belen. È molto molto furbo, anche perché a differenza di Belen sa come rimanere anche un po' più lontano dai riflettori, infatti cercando un po' qua e là effettivamente un po' di indizi su qualche fiamma già dalla scorsa estate ce ne sono stati. Abbiamo analizzato qualche giorno fa la possibile simpatia, possiamo chiamarla così, con Andrea De Logu, e anche questa sembra insomma che stia andando avanti, ma potrebbe essere semplicemente un'amicizia che deriva anche dal lavorare insieme, dal passare tanto tempo insieme, anche perché c'è in sospeso sempre il matrimonio della De Logu, quindi cose molto serie in ballo. Però ci sarebbe un'altra bella della televisione, molto nota soprattutto negli ultimi mesi, e sappiamo bene perché, che potrebbe aver stregato proprio il cuore di Stefano, e parliamo infatti di Dayani. Bello. Dayani, infatti, così come la chiamavano nel noto talent, oddio, oh, reality, va. Noto talent. Talent. Piangere, forse, perché sì. Lì vedevo che c'erano proprio delle crisi di personalità, anche perché, devo dire la verità, che Dayani ha creato un po' di confusione la casa, l'abbiamo già detto, però sai,
ha rilasciato poi una serie di interviste dicendo che lei in realtà ha le idee ben chiare su quello che vuole dalla vita, quindi insomma sembra essere una di quelle persone che con determinazione ed ambizione cerca poi di raggiungere a livello professionale un punto ben preciso, però a livello umano devo dire che non è riuscita molto bene a creare dei rapporti, quindi da questo punto di vista la conosciamo molto poco, sappiamo solo del legame quasi ossessivo che aveva con Adua, Rosalie, insomma come le piace farsi chiamare. Non sappiamo quindi come potrebbe approcciarsi a Stefano Di Martino, perché si tratta ovviamente di due personalità totalmente diverse, quindi Stefano molto più giocherellone, solare, invece Diane Mello la vedo una persona un pochino più, sai, riflessiva, polemica, pesantuccia. Stratega poi, soprattutto l'abbiamo vista anche nella casa del Grande Fratello, anche lei impegnata con una bimba, che abbiamo potuto vedere anche in alcune puntate del Grande Fratello, è stata protagonista anche con lei di alcuni shooting. La bambina, oltre ovviamente a essere bellissima, è anche bravissima, cioè sa già posare sotto i riflettori davanti la fotocamera, quindi veramente il top, bellissime entrambe. Ed effettivamente qualche indizio la stessa Dayani l'ha dato, perché ha detto: effettivamente una persona nella mia vita c'è. E qui i primi indizi. Ci conosciamo sin da piccoli, questo però non lo so se effettivamente non possiamo saperlo, quindi lo lasciamo un attimo in sospeso. In passato ci siamo visti e ci siamo frequentati, ma questa frequentazione non è andata mai oltre. Ed effettivamente ci sono alcune foto che possiamo vedere anche in grafica che ritraggono Dayani con Stefano anche in alcune cene quest'estate a Capri, quindi in atteggiamento molto confidenziale. Poi ha detto: nel momento in cui però le strade si sono un po' separate, io ho avuto una figlia, anche lui ha avuto un figlio e quindi non c'è stato più modo di proseguire la nostra conoscenza. Quindi anche questo punto potrebbe collimare, visto che nella vita di Stefano c'è Santiago. Diciamo sono 3 punti su 4, diciamo che c'è abbastanza materiale per poter pensare che ci possa essere una liaison. Però, insomma, se vogliamo mettere sullo stesso piano, anche se non si dovrebbe, Dayani e la De Logu, si tratta di due persone totalmente diverse. Quindi non mi semplici mai in questa trasmissione poi. No, siamo partiti con Gian, finiamo con la De Logu, quindi insomma lasciamo perdere. Diciamo che ad oggi è difficile comprendere quale sia il reale tipo di Stefano Di Martino, perché è partito da Emma, è passato per Belen e finisce non si sa dove, perché è un percorso un po' particolare quello che ha vissuto fino adesso. Fatto sta che da parte sua invece non ci sono state delle dichiarazioni in merito, quindi è come se ci stessero giocando un pochino tutti e due, o forse più la Dayani. Eh sì, anche perché effettivamente ci potrebbe essere anche un'altra persona che corrisponde alla descrizione, perché se andiamo a riavvolgere un po' il nastro sia di Gossip Mania ma soprattutto del Grande Fratello, effettivamente c'è stato un ospite del noto reality che ha fatto parlare abbastanza di sé, di alcuni trascorsi con Dayani, e parliamo di Mario Balotelli, anche lui amici di vecchia data, quindi non sappiamo se sin da piccoli, ma potrebbe tranquillamente essere cosa reale. Effettivamente hanno confermato proprio loro che c'è stato un trascorso sentimentale più serio, più faceto, non lo sappiamo ovviamente cose loro, e anche lui poi ha avuto una figlia, quindi potrebbe rientrare tranquillamente nella descrizione, chissà, magari Galeotto, proprio il Grande Fratello, c'è stato un ritorno di fiamma? Potrebbe essere, anche se diciamo che in quell'incontro Balotelli non fu molto delicato nei confronti di Dayani. Si è salvato soltanto per l'orario, che era molto molto tardo, perché altrimenti andava a finire molto male quella storia. Diciamo che la reazione del pubblico c'è stata, ma anche di Dayani, perché insomma è rimasta colpita da queste parole che erano abbastanza dure, però insomma da Balotelli un pochino ce l'aspettiamo, perché il suo modo anche di parlare, e a volte devo dire lo fa anche con ingenuità, non c'è molta cattiveria in quello che dice.
Fatto sta che però, insomma, ritornare magari sui propri passi, se c'è già stata una frequentazione che non è andata avanti, ha solo due possibilità, quindi o che si è innamorati da allora o che in realtà non funzionerà mai, quindi... O semplicemente c'è il Covid, quindi sì. Si fa un po' recupero del passato, un po' contro la noia, diciamo, rimedio, sì, cioè, contro la noia per alcuni. Si scrolla un pochino la lista, dice c'è, mi manca, quindi magari si va e... Esatto, ritorniamo su di lui o su di lei, che magari potrebbe essere comunque accondiscendente nel risentirsi e nel rivedersi quando sarà possibile. Quindi Dayani ni possiamo dire per quanto riguarda Stefano De Martino, anche se le telecamere, l'occhio sapiente degli operatori di Queen Mary l'hanno beccato in una situazione molto particolare che riguarda un'altra persona. Sì, proprio durante la trasmissione del sabato sera hanno beccato Stefano che, diciamo, seduto come giudice, stava osservando dei ballerini proprio sulle note della canzone dell'Amoroso e della Marrone. E guarda caso cantava solo ed esclusivamente la parte della Marrone. Stefano... E quindi, insomma, devo dire la verità che in quel momento il cuoricino si è sciolto, quindi penso anche quello di Emma, però... Emma che non aveva speso parole bellissime, diciamo, no, su Stefano proprio nelle scorse settimane. Sì, anche perché, insomma, come situazione è stata abbastanza brutta quella che ha vissuto, perché, insomma, essere messa così di fronte alla situazione, perché poi è riuscito anche il video del momento in cui Belen si dichiarò per Stefano, proprio durante il programma di Queen Mary, quindi insomma una situazione non facile da digerire. Fatto sta che credo che da parte sua, di lei, ci sia molto rancore per questa storia, ma che non ritorni indietro. Forse invece Stefano si sta un po' pentendo delle scelte che ha fatto. Poi proprio per mettere infine il carico, poi Stefano prometto di non essere più cattiva, per mettere il carico sembra proprio che l'amicizia tra De Martino e Dayani sia nata nel 2017, quindi tra i vari tira e molla con la stessa Belen, e sembra che i primi momenti più vicini, quindi il primo avvicinamento, ci sia stato persino nell'ultimo periodo della relazione con Emma, quindi veramente un super mega intreccio. Sì, probabilmente, insomma, questi sono anche i motivi che hanno spinto poi Belen a decidere di dare un taglio netto, perché insomma la verità Belen l'ha raccontata, anche se in modo velato, dicendo che insomma c'erano alcuni atteggiamenti che non piacevano, quindi potrebbe anche far riferimento proprio a questi episodi. Vedremo cosa succederà, noi ovviamente attenzioniamo tutto. Cambiamo argomento, ultimi due personaggi, perché è una combo e mi raccomando, spegnete le luci, ma soprattutto guardatevi le spalle, perché ora parleremo di paranormale. Abbiamo fatto un po' un mix di varie trasmissioni, non è più ormai gossip mania, a volte un po' focus sanità, un po' paranormale, quindi è un po' un contenitore di tutto. Ebbene sì, perché c'è qualcuno che giura che al momento vive in una casa infestata dai fantasmi. Sicuramente non sarà l'unica a dirlo, però proprio da lei non ce lo si aspettava. Stiamo parlando di Drusilla Gucci, che evidentemente nella sua super mega villa a Firenze, che affaccia su un cimitero di suore, giusto per rendere la cosa un po' più particolare, avverte delle presenze. Allora, da questo punto di vista... Forse c'è qualcosa che non va nella casa, intendo, magari... No, darsi sia il sole dell'isola, però, che gioca brutti scherzi, diciamo. La fame, il cocco, non lo so. Sì, l'ambientazione è quella che è. Poi, magari, che ne sai, insomma, ci sono soprattutto nell'ultimo periodo parecchi VIP che ammettono, insomma, di avvertire queste presenze. E credo che ad ognuno di noi, anche in un momento particolare della propria vita, sia capitato, sai, di sentire qualcuno che magari ci tendeva una mano o vedere qualche episodio particolare. Però non ceffone mai, fortunatamente. Non ceffone mai, fortunatamente, insomma, anche perché i risultati sarebbero stati catastrofici. Però da qui a dichiarare di vedere qualcuno che non c'è,
ne passa un pochino. Eh sì, raccontiamo anche agli amici a casa e chi non ha avuto la fortuna di leggere ciò che a leggere o guardare ovviamente il video durante l'isola nel quale Drusilla ha raccontato ai suoi compagni di viaggio tutte le sue disavventure in questa super mega villa infestata dai fantasmi. Ha raccontato che una notte si è svegliata di soprassalto colpita da un ceffone. Ovviamente in casa in quel momento oltre lei non c'era nessuno. Questo ceffone le sarebbe stato dato da una presenza, sì, da una persona. Lei però una volta approcciata con questa presenza si è sentita bene, poiché lei ha un rapporto particolare con i fantasmi, con la morte, molto catalizzata da questi argomenti e molto molto affascinata dal mondo paranormale. Proprio per questo motivo, visto che avvertiva delle presenze in questa casa che ripetiamo in un luogo molto particolare, un po' decentrata dalla città di Firenze, ha deciso di chiamare una sensitiva. Anche la sensitiva ha appunto sentito le presenze in casa e si è recata subito verso il bagno Gucci, bagno Gucci, e ha visto che lì effettivamente era morta una persona impiccata nello stesso bagno, e quindi ha confermato che effettivamente la super mega villa è infestata dai fantasmi. E la cosa particolare è che entrambe erano molto felici di questa situazione. Eh sì, vabbè, quello è diciamo la base del discorso, essere felici di queste presenze. Fatto sta che insomma si ritorna anche un pochino a quando si era piccoli, quando si aveva l'amichetto immaginario e si pensava insomma di parlare con un alter ego, perché insomma quello è l'amico immaginario. Sicuramente la storia di una casa, quindi con tutte quelle che sono le dinamiche precedenti, fa pensare, quindi credo che siano semplicemente delle suggestioni, anche perché altrimenti si finirebbe poi su un altro tipo di problema, quello insomma delle presenze effettive in psichiatria. Però insomma da questo punto di vista non mi sento proprio di dire che c'è qualcosa che non va in Drusilla, perché potrebbe essere anche, sai, qualcosa di irrisolto nella propria vita. Insomma, bisognerebbe parlarne non con una sensitiva, che ovviamente non può fare altro che confermare quello che uno percepisce, piuttosto parlarne con qualcuno che, sai, può darti anche una dritta su come muoverti in queste situazioni. Molto molto saggia come sempre la nostra Elvira, anche perché Drusilla effettivamente qualcosa potrebbe nasconderlo, e non solo le presenze nella sua casa di Firenze, poiché è notizia emersa praticamente in questa settimana che tra le sue ex fiamme potrebbe aver avuto anche Damiano, il frontman dei Maneskin. E quindi restiamo in tema insomma un po' horror, perché insomma perché insomma anche Damiano ha uno stile un po' particolare, un po' dark, ecco. Sì, un po' gotico. Un po' gotico, quindi insomma la linea è sempre quella. Fatto sta che, sai, da questo punto di vista è stata una notizia che mi ha un po' spiazzato, perché non me l'aspettavo. Sì, non avrei mai detto fosse il tipo nell'uno per l'altra, insomma. Ma anche perché stavamo ancora aspettando che Marlena tornasse a casa e poi escono queste notizie su Drusilla, che in realtà anche lì nomi semplici, insomma. Sì. Quindi insomma ha fatto discutere questa notizia, perché non si riusciva a capire quali fossero effettivamente i gusti di Damiano in fatto di donne, perché sai, ne ha avute diverse, quindi ancora una volta non si riesce a delineare un tipo particolare di donna che può piacere a Damiano. Fatto sta che insomma attira l'attenzione di tutte noi e di tutti noi, proprio perché ha uno stile impeccabile e originale. Molto molto affascinante nonostante la sua tenera età, infatti classe 99, beato lui, aggiungo come sempre, ed effettivamente molto chiacchierato, molto molto ambito da donne veramente di qualsiasi età, anche per la sua verve, la grande leadership e per la sua presenza scenica soprattutto nei live dei Maneskin. Ma era molto chiacchierato questo rapporto particolare anche con un'altra componente della band, Victoria, però anche in questo caso ci giocano molto, non confermano né smentiscono questa parte
particolare simpatia con l'unica donna della band, quindi ci giocano. E lo stesso Damiano ha confermato però che in passato ha frequentato donne anche più grandi, infatti questo rapporto con una 34enne quando lui era appena maggiorenne. E la stessa Victoria poi invece ha confermato di aver avuto un fidanzato molto celebre nel mondo dello spettacolo, del quale però nessuno sa niente. Quindi bravi Maneskin, perché sapete mantenere benissimo i segreti, evidentemente. Sì, diciamo che potrebbero insegnare qualcosa a molti VIP che ancora oggi, insomma, non sanno come nascondersi dai paparazzi. Fatto sta che sicuramente loro vivono anche un tipo di spettacolo totalmente diverso, in cui sì, si hanno i riflettori puntati addosso, ma non perennemente, quindi sicuramente è molto più semplice nascondere qualche dettaglio privato. Fatto sta che comunque, insomma, sono storie che fanno emozionare, perché immaginare che, insomma, vista la complicità che c'è tra i due, ci potesse essere qualcosa. È vero, sono molto molto carini insieme, sicuramente ne parleremo anche nelle prossime puntate, perché tra presenze paranormali, fantasmi ed amori, noi siamo in chiusura, cara Elvira. Ci vediamo domani. Certo. E siamo pronti a parlare di tante altre cose. Già un argomento pronto per domani, che ci sono delle dichiarazioni super. Quindi mi raccomando, non spoilerò niente, seguiteci domani. Grazie mille Elvira. Grazie Alessia. Grazie a voi che ci seguite. Appuntamento a domani, ore 18:30. Alla prossima.